Care amiche, buongiorno e bentornate sul mio canale YouTube Country Mami. Oggi abbiamo un nuovo progetto e come al solito un progetto semplice da realizzare. Avrete bisogno di poco tempo, di poco materiale e riuscirete a realizzare qualcosa questa volta di molto utile e funzionale. Come vedete qui c'è una pentola. Perché mai ci sarà qui una pentola? Perché oggi vi farò realizzare una sorta di presona gigante che serve proprio a prendere le pentole. Allora, io adesso vi faccio vedere il lavoro finito. Questa è la misura grande. Noi adesso andremo a realizzare una misura più piccolina, ma poi vi do anche le misure per questa grande. Praticamente andremo a realizzare un bellissimo prenditeglia, prendipentola da forno. Ecco qui. Vedete? Pratico. Comodo, non vi scottate più le mani come faccio io ogni volta che prendo le cose dalla cucina, dal forno, mi scotto sempre. Ha il suo spazio per il coperchio, quindi è funzionale, utile. Questa l'ho fatta in due colori, oggi la realizzeremo in un colore unico e nella misura più piccola, che è poi quella proprio adatta a questa pentola, a questa misura di tegame, mentre questo è adatta alle pentole più grandi. Bene, per realizzare questo progetto avremo chiaramente bisogno del tessuto, della stoffa. Potete scegliere, come ho fatto io, di realizzarlo con due fasce di colore diverso, potete farla anche in un unico colore. Scegliete il colore che più si abbina e che sta bene nella vostra cucina, perché poi andremo anche a metterla. Io ho questo contenitore, diciamo così, dove le metto dentro, ma potete anche, metteremo su il cappietto per poterle appendere, quindi al forno o dove volete voi. Quindi sono pratiche e carine anche come diciamo arredamento, ecco, come ornamento per la casa. Bene, quindi due tessuti o un tessuto singolo e dell'imbottitura. Prendete un'imbottitura che sia sostanziosa, che serve a non farvi scottare praticamente, va bene? Quindi un'imbottitura. Cosa andiamo a fare? Andiamo a, oltre a questo, poi i nastrini che servono proprio per poter poi appendere il nostro lavoro, in questo caso la macchina per cucire, se volete anche a mano, le solite forbici, il solito pennarello che serve a scrivere sui tessuti, quello cancellabile, il ferro da stile, insomma, le solite cose che utilizziamo normalmente. E naturalmente la nostra riga, questa nel caso di oggi ci serve proprio fondamentalissima, ok? Eccoci qua, ci siamo spostati in questa nuova postazione. Mi sono un po' arrabbiata perché ogni volta che faccio i video mi suonano i corrieri, quindi mi è presa un po' sta cosa. Adesso poi mi tranquillizzo. Allora, come vedete, tessuto, imbottitura, nastrino per poter appendere il nostro lavoro. Allora, nel caso della super presina grande, io ho tagliato un pezzo di imbottitura, perché parto dall'imbottitura, di 55 per 25 centimetri, ok? Quindi due pezzi da 55 per 25, che sono poi vengono poi appoggiati sul tessuto, che chiaramente quindi metterete un po' più grande, e andate a cucire tutto intorno lasciando solo uno spazio per risvoltare. Nel caso di quella piccola invece, io mi sono facilitata il lavoro perché ho preso la nostra squadretta, quella che ormai tante di voi già hanno, l'ho appoggiata sull'imbottitura e sono andata a disegnarmela e poi a tagliarmela proprio nella misura della squadretta. Quindi non ve la dico, se avete la squadretta bene, altrimenti scherzo. Sono 42 centimetri, credo. Non mi ricordo, quindi ve lo dico subito. Sono 42 per 13, ok? I centimetri in questo caso. E anche questa volta appoggio il tessuto, è adesivo, quindi col ferro da stiro lo fermo su uno dei due tessuti di cotone che sono messi in doppio dritto contro dritto. Poi con gli spilli me lo fermo ulteriormente per essere sicura che il lavoro sia ben fissato, ma vi dico che una volta incollato, insomma, serve solo per tenere la stoffa di sotto, e vado a cucire sotto macchina tutto intorno, lasciando solo una piccola apertura. Io ho già fatto questa cucitura, vedete? Ho cucito tutto intorno
ho lasciato solo un'apertura sul lato superiore. Adesso cosa faccio? Come al solito, vado a tagliare l'eccesso di stoffa. In questo modo, come sapete, negli angolini vado a tagliare anche l'angolino perché questo mi permette poi di risvoltare alla perfezione il lavoro. Ok? Quindi procedo con il tagliaggio e poi, una volta che ho tagliato, risvolto e vado a fare una ribattitura sui due lati lunghi, solo sui due lati lunghi, ok? Faccio questo lavoro e ci rivediamo subito. Ecco qui, ho cucito tutti e due i pezzi e ho lasciato chiaramente la parte superiore aperta. Adesso che cosa ho fatto? Sono andata a prendermi con la nostra squadretta la metà dei due lati, quindi ho segnato come punto la metà del lato superiore, la metà del lato inferiore e poi mi sono segnata anche la metà di tutto il lavoro, così al centro. Ho tirato delle linee e ho così avuto questa linea centrale che mi sono proprio segnata, sono andata a segnarmela, non so se la vedete, ma la linea è centrale, tutta disegnata, perché andrò a farci una cucitura sopra, ma non su tutta la linea. Sul punto centrale, poi, partendo dal centro, ho preso 10 centimetri, quindi ho messo il 5 sul punto centrale della mia striscia di stoffa e ho segnato 5 centimetri da un lato e 5 centimetri dall'altro. Adesso cosa farò? Andrò a fare una cucitura che tenga insieme tutti e due i tessuti, tutti e due li ho messi uno sull'altro, dal punto in cui ho segnato i 5 centimetri al fondo, dal cui ho segnato i 5 centimetri al fondo. Eccoli qua. Adesso lì ve li rifaccio vedere. 5 centimetri, quindi sono questo. E questo e questo, questi due, quelli esterni. Quindi cosa faccio? Metto uno spillo da una parte, uno dall'altra, mi fermo tutto il lavoro, bene bene, perché i due pezzi di stoffa devono stare insieme. Ovviamente, non so se ve l'ho detto, ve lo ribadisco, dov'è l'apertura, dove ho lasciato l'apertura per risvoltare, la metto una su di un lato, quindi a destra, e una sull'altro lato, quindi a sinistra, perché sono poi le aperture da cui andremo a far passare i nostri passanti, i nostri appendini, quindi dobbiamo metterli in questo modo. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Una cucitura da qui al punto centrale, da qui al punto centrale. Vado a fare questo. Ecco qui, fatto le nostre cuciture, praticamente il nostro lavoro è quasi finito, perché adesso cosa facciamo? Lo apriamo in questo modo, con la cucitura al centro, vedete? Ecco fatto. Ora non dobbiamo fare altro che infilare il nostro cappietto da una parte e dall'altra, così. Se volete lo mettete proprio nel buchino che abbiamo lasciato aperto. E facciamo quest'ultima cucitura, una da questo lato e una da quest'altro lato, tenendo dentro il nostro nastrino. Questa sarà la nostra ultima cucitura, vedete? Per questo vi ho detto era inutile andare a fare una cucitura e poi farne un'altra sopra. Invece così ce l'avete già. Ne fate una sola e quindi non perdete tempo. In questo modo, io adesso poi vado a controllare perfettamente che la misura del nastro sia uguale da un lato e dall'altro e faccio questa cucitura. Quindi una di qua, una ribattitura di qua, una di là per tenere fermo il nostro nastrino. Vado a farla e torno. Ecco qui la nostra super presina è pronta. Vedete? Questa è proprio la misura per questo tegame. Molto semplice, molto facile da realizzare, non vi scottate più le mani e avete qualcosa di veramente unico e nei colori che più vi piacciono per la vostra casa. Andiamo dall'altro lato e la facciamo vedere. Eccoci qua nelle due misure che vi ho dato durante il video, quindi potete assolutamente, seguendo il video, realizzare ambedue i progetti. Ora vi do un'idea fighissima perché queste super presine voi potete realizzarle anche in modo veramente green, perché potete andare a riutilizzare o ad utilizzare degli strofinacci.
prendete i vostri strofinacci, magari a volte troviamo degli strofinacci con quel quadrettino che ci piace, che sta bene nella cucina, ecco, potete utilizzare quelle per li riutilizzate e andate a creare le vostre vasine preferite. Va bene? Quindi abbiamo in modo molto semplice, con del tessuto di recupero o scegliendo quello che vi piace, realizzato delle super presine per le nostre pentole per non scottarci più le mani. Facile e veloce come al solito. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. La squadretta la trovate sul mio sito www.countrymummy.com. C'è anche scritto sulla squadretta il corriere di prima, serviva proprio a spedire le squadrette. E vi saluto e ci rivediamo prestissimo per un nuovo tutorial. Ciao!